porta qui a Palamuffa. Oh, e che te vuoi sfogare con me? Adì, ricordati di portare la bicicletta. Ci vuole la bicicletta. C'è sta scritto pure lì, no? La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito, no? La posso avere fra un po' di giorni? No, ce l'ho subito, se no non te viro. E non è uguale. Sti primi giorni faccio il servizio a piedi. Parliamo se chiaro, Adì, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna dare il posto a un altro. Ce l'ho io la bicicletta. E che ce l'ha solo tu la bicicletta? Ce l'ho pure io. Pure io. Ma tu sei pure. Credi che veniamo a vedere il giorno di Sant'Antonio, quando te benedici gli animali, le chiappe delle pecore. Olindo, hai una rosa cuffia! Da me la cuffia! Ma non c'è detto, non sono scherzi! E Serena così! Lidia! Agnese, questi non sono manifesti. È roba che scoppia. Dovete stare molto attenti. Abitavo anche da ragazzo in campagna, siamo nati in campagna, la mia famiglia erano lavoratori della terra, però a mio padre piaceva di avere i figli istruiti e ha cominciato a mandarli a scuola tutti, infatti sono tutti diplomati e più somaro sono io. Qui a Villanova c'era solo l'elementare, quindi a partire dalla terza media e poi le superiori si andava a Forlì, dove c'era lezione sia al mattino che al pomeriggio. E naturalmente il mezzo per andare a scuola era la bicicletta. E durante l'andare e tornare da casa mia a Forlì, spesse volte trovavo dei corridori che erano in allenamento. Alcuni di questi, i più noti, erano Ortelli, Ronconi e Minardi anche negli ultimi anni. Io mi aggregavo a loro, mi mettevo a ruota, loro poi cercavano di staccarmi e naturalmente ce la facevano con facilità a staccarmi, ma mentre con altri ragazzi bastava allungare un po', questo me lo dicevano loro, e i ragazzi li perdevano. Io li ho impegnati molto e dopo sentivo che tra di loro dicevano, ma hai visto come va questo ragazzo qui? Ma sai che questo qui è uno che potrebbe correre? Poi dopo qualcuno questa frase me l'ha detta e dice, ma tu, perché non provi a correre? Sai, io ero lì che non mi mancava altro, avevo una voglia amata da tentare di correre in bicicletta. A casa avevo il terreno facile perché mio padre era anche lui appassionato. Ho messo via quelle poche volontà che avevo di andare a scuola e mi sono dedicato alla bicicletta. Rivivere le imprese che Erco De Baldini, la locomotiva di Forlì, seppe regalare allo sport italiano in 3 anni indimenticabili, equivale a ricordare un periodo bellissimo della storia del ciclismo. Dal leggendario record dell'ora all'oro olimpico di Melbourne, dal Giro d'Italia al Mondiale di Reims, dai titoli ridati su pista agli innumerevoli trionfi nelle prove a cronometro, Baldini fece gridare a tutti i tifosi e nato il nuovo Coppi. Per me un corridore deve essere forte per vincere, ma anche per gestire poi queste vittorie. Uno che ha preso questo sport, che ha ottenuto dei risultati e li sta ancora ottenendo, quindi è ancora giovane, e lui deve gestire questa sua attività come se fosse un'azienda, come se avesse degli operai da pagare tutti i giorni. Che poi io ho avuto una vita da corridore, se vogliamo, intensa, ho vinto molto, ma ho durato poco. Quindi ho avuto un anno o due dove potevo considerarmi e potevo fare una vita da corridore, da campione forse. Poi ho dovuto subito adattarmi e tornare alla vita da, direi quasi da contadino. Infatti io non ho mai smesso di lavorare la terra. Quando avevo del tempo libero venivo a casa perché c'era bisogno e allora non è che io cercassi di sfuggire dal campo perché ero un campione in bicicletta. In bicicletta è stata una parentesi che non ho fatto il tempo neanche a godermi, ma mi sono tornato subito indietro.
e in quel caso lì ho dovuto stare ancora più attento perché ho visto che ho toccato con realtà che la bicicletta poteva portare in alto in fretta, ma poteva portare anche in basso in fretta. In quella Lugo che è trampolino del Giro di Romagna, terza prova del massimo campionato italiano. Ma ecco Baldini, il primatista mondiale dell'ora è in azione, strappa pedalate poderose, fa il vuoto dietro di sé in un momento di difficoltà per Albani. Soltanto Moser e Sabadini mantengono il contatto. Io credo che correre in bicicletta sia un qualche cosa che se uno lo fa bene, ma soprattutto se uno lo fa bene dopo che ha cominciato a correre. Io credo che la bicicletta sia una gran lezione di vita, perché si impara tanto, si impara a soffrire, si impara ad abituarsi a tutto. Bisogna sapersi abituare a vivere col caldo di oggi, con il freddo di domani o il caldo di dopodomani. Il mestiere del corridore insegna tutto. Ercole Baldini, campione d'Italia al primo anno tra i grandi. Stavamo per cominciare il Giro d'Italia, io ero senza macchina, dovevo scegliere. A quell'epoca c'era la Fiat 1100, che era la macchina che avevano in tutte le case. Allora io dissi, in un momento quasi di spavalderia, se per caso arrivo nei primi cinque nel Giro d'Italia, mi compro la Giulietta. Perché arrivare nei primi cinque, il primo Giro d'Italia che facevo, per me sarebbe già stato un buon successo. E arrivai terzo. Terzo, poi un terzo posto che non l'ho mai detto molto, perché sembrava che volessi strafare, ma con due o tre errori in meno avrei anche potuto vincere quel giro, solo che ero talmente suggestionato da questi campioni, Bobet, e io che ero il ragazzino che venivo da una squadra di dilettanti, che dicevano che mi staccavo un cavalcavia. Pensare di vincere in Giro d'Italia era una pazzia, non ci pensavo neanche. Scintilla, Bobet, Baldini, Nencini e Vorting sono in fuga. Quanti che mai avevo Bobet come avversari, per esempio il Giro d'Italia di Sigota Seat, che Bobet correva per me che dopo la Nencini. A Bobet mi faceva fastidi. Questo è un periodo che l'avevo paura che il Geminiano si vendesse a me. Dice, ma non sta mai che te scorri in diretta con Baldini. Ecco, Baldini, siccome che lo è capace francese, scorri in francese. Egregio signor Ercole Baldini. Da anni il Giro d'Italia e tutto il ciclismo nostrano aspettavano un campione come lei. Ci eravamo ormai abituati, ma molto a malincuore, alle vittorie degli stranieri. Ora leggiamo il risultato finale del Giro. 4 minuti a Brancard, 6 a Gaul, 9 a Bobet. Un trionfo, proprio come milioni di tifosi attendevano. Vorremmo però aggiungere anche la nostra voce al coro di lodi, caro Baldini. Innanzitutto stia attento alla gloria, a brutti scherzi. Lo chieda al suo collega Fausto Coppi. Oggi a 39 anni fa una certa fatica a finire le corse, ma dicono che un tempo fosse qualcuno. Altro consiglio, giochi agli scacchi, signor Baldini, ma stia lontano dalla dama. E sia un po' clemente con gli avversari. Pensi un po', dicevano tutti, ma sì, quello va forte a cronometro, ma sulle salite lo sistemo io. E lei, dispettoso, li ha polverizzati tutti a 47 all'ora in pianura e poi li ha staccati e controllati come ha voluto anche in montagna. Primo a Bosco Chiesanuova e primo a Bolzano, il traguardo preferito di Coppi. C'era il tappone dolomitico con i quattro passi e ho gestito la tappa come ho voluto. Gli Aule Bamontes che scattavano uno alla volta, a un certo punto gli ho detto, se state calmi, potete vincere il primo alla montagna, se continuate a fare gli scrittini non vincete neanche quello lì. Infatti non hanno vinto il primo alla montagna nessuno dei due. E sia un po' clemente con gli avversari. Poi arriviamo a Bolzano, in fondo alla discesa stavamo attraversando a Bolzano perché si andava in pista che io non conoscevo, terra battuta. Allora mi viene accanto la macchina della Legnano con Pavesi che dormiva, Pavesi il direttore sportivo. Lupo e Marnati là, tutti e due così. Marnati dice, oh Ercole, sta attento che qui la pista è in terra. Io gli dico, cosa credevi che fosse in cielo? Allora lui ha capito di lì che ero fresco. Infatti siamo arrivati dentro la pista, e c'era Bobet, c'era Nencini, c'era De Filippis, c'era Poblet, eravamo in 9-10. Ho vinto in volata. 4 minuti a Brancard, 6 a Gaul, 9 a Bobet. Un trionfo, proprio come milioni di tifosi attendevano.